Continuano a protestare i dipendenti dell'Indesit. Questa mattina, dinanzi ai cancelli dello stabilimento industriale Teverola Carinaro, un gruppo di operai si è riunito per esprimere ancora disappunto in vista dei 1425 esuberi annunciati dai vertici societari. Tante ombre veleggiano sul futuro di un gran numero di famiglie campane e nella serata di giovedì i dipendenti partiranno alla volta di Fabriano, dove è presente lo stabilimento che, insieme a quello di Comunanza e Teverola, potrebbe subire gli effetti del taglio. Perché le istituzioni campane sono così distanti dalla situazione dell'Indesit? Perché chi l'hanno avuto 20-30 avvisi garanzie che pare c'è una campana? Non è che pensavo, mica pensano a noi. Hai sentito 20-30 consiglieri che hanno avuto mandati i comparizioni? Il problema è più grosso l'Indesit. Loro, secondo lei, pochi però. Perché non mettere in evidenza la vostra situazione? Perché non continuare a dare lavoro ai dipendenti dell'Indesit? Te l'ho detto perché c'è un'altra cosa da pensare. 20-30 avvisi garanzia che arrivano a campare e c'è una campagna, pensano a noi, a 4 morti fa. Come si spiega il fatto che il trasferimento degli stabilimenti all'estero? È una cosa politica che vogliono fare, è una cosa economica, perché loro ci vanno ancora a guadagnare di più, quindi per loro è giusto così, ma loro non ragionano col cuore, loro ragionano con la mente. Purtroppo sono solo ad accumulare soldi, soldi e soldi e basta. Non pensano che tante famiglie che vanno in mezzo alla strada, che qua non c'è futuro, non c'è niente a venire per niente. Però loro perché non pensa... hanno fatto i conti che qua sono da 35 anni. Ecco, cosa è cambiato rispetto a 35 anni fa? Cosa nota principalmente anche dal punto di vista istituzionale? 5 anni fa, quando si faceva una lotta, ci stavano tutti quanti vicino a noi a ci aiutare. Adesso vediamo che non ce ne frega nessuno. Come se si lasciassero andare tutti. Questa cosa. Questo può essere. 400 persone in meno nell'agro aversano significa oltre all'indotto. No, significa. 500. No, dicevo tutto l'indotto. Anche l'indotto sta parlando. Tutto l'indotto, se ci siamo 1500. Sì, 1500 stipendi che arrivano in questa terra già secca, c'è comunque che non ci stanno i soldi. E vanno malamente pure gli artigiani, vanno malamente i centri commerciali. E quindi noi speriamo che ci danno una mano anche loro. Secondo lei, nell'ambito di una ripresa economica generale, dare meno posti di lavoro, togliere il lavoro a chi ce l'ha, crea ulteriore problema? È certo che crea ulteriore problema. Però loro non pensano che quando si romperà l'equilibrio tra chi paga le tasse e tutti i servizi che ci stanno, che succederà a guerra. Sì, non sarà allora, per poco, ora sarà una cosa fra un paio di anni. I viri che stanno là, la polizia 8 carabini sono brava gente, pure figli mi ha detto la polizia. Però chi li si mantengono in quello a noi? È giusto, no? Giornalisti, servizi, ospedali, regione, province, guardie forestali, chi di più che ne mette? L'unico che porta poi sanando è l'edilizio e il lavoratore. Quanto più e meno edilizie facciamo, meno fabbriche facciamo, più si va a rompere l'equilibrio, rimandano lì. Giusto? Perché le tasse sono chi fa? Ah, poi mi ha giusto di pensionare. E quando si va a rompere questo equilibrio, no? Tra tasse e come andare una famiglia, no? Guadagna mille. E una caccia 1500. E là abbia successo un uovo. Secondo te si tocca. Secondo me succede qualcosa, secondo me, non di bello in Italia. Non breve? Sì, sì, penso di sì. E scusa, perché i pensionati sono sempre di più che hanno pagato i soldi. Chi lavora e ci ha dato i soldi sempre in meno, ma spiego tu i soldi che ci do. E loro vengono i 10.000. Oh, ti dico una cosa, l'altro ieri sono andato all'Equitalia, ci stavano i sciù. Nessuno! No, si sono rassegnati, ho detto facete quello che volete voi, accerito, vi portatemi in galera. Dagli stabilimenti di produzione allo stabilimento di deposito trasportiamo per poi rivenderli. Cosa intendiamo fare? Poi lo valuteremo perché dopo domani sera ci sarà l'incontro, ci dovremmo preparare per la manifestazione di Fabriano, perché venerdì mattina c'è la manifestazione a Fabriano. Da quello capiremo il da farsi per i giorni e per le settimane successive. Allo stato attuale vi sentite un poco soli? Sicuramente, ma non tanto dal sindacato, né tanto meno dalla parte politica nazionale.
convocato, perché il Ministero in parte qualche volta ci ha convocato e quant'altro, ma quello che tengo a precisare è che sia giusto che voi lo riportiate e che per quanto ci riguarda la Regione Campania è completamente assente. Noi non sappiamo qual è il pensiero della Regione Campania sulla vertenza Indesit, anzi chiediamo al Presidente Caldoni di far suonare, di far sentire la sua voce e di spiegarci che cosa pensa lui della vertenza Indesit. Perché non si fa in modo di dare supporto ai lavoratori, a chi effettivamente deve fare avanti delle famiglie a carico dei problemi, secondo lei? Perché non si fa? Si dovrebbe fare, ed è quello che l'azienda tenderebbe a fare, l'azienda, perché praticamente l'azienda vorrebbe attuare e chiedere al governo di mettere in campo gli ammortizzatori sociali, cassa integrazione, mobilità e quant'altro. Il problema è che noi non siamo interessati a fare, noi siamo interessati a tutt'altro, noi siamo interessati che il lavoro rimanga qua, che si continuino a produrre lavatrici, perché questo gruppo ha sempre prodotto lavatrici e quindi pensiamo di dover rimanere a fare lavatrici, quindi non siamo disponibili ad accettare ammortizzatori sociali, non ci interessano, anche perché la classe operaia che si trova oggi all'interno della Indesit è una classe operaia molto giovane e che quindi gli ammortizzatori sociali non li porterebbero da nessuna parte, ma sarebbe solo un palliativo di 3-4 anni, non di più, ma comunque fra 4 anni si troverebbero in mezzo alla strada e non saprebbero che cosa fare. Secondo lei qual è la situazione che stanno vivendo i giovani? La situazione che stanno vivendo i giovani? Bella domanda. I giovani sono in una situazione, io posso parlare per i giovani che abbiamo all'interno del gruppo, che tra parentesi non sono nemmeno più tanto giovani, perché pure loro ormai hanno avuto i suoi 7-8 anni di vissuto all'interno di questa azienda. Non hanno prospettive, nemmeno loro che sono occupati all'interno di un'azienda che è un'azienda multinazionale, quindi un'azienda che dovrebbe garantire un futuro, ma oggi nemmeno questa azienda è in grado più di garantire un futuro a nessuno. Ce lo stanno dimostrando i fatti, per chi poi è fuori, beh, lascio ad altri discutere delle problematiche che sono fuori, mi mantengo in quelle cose che io riesco a sapere e quelle cose che riesco a capire. I giovani che abbiamo noi all'interno dell'azienda sono giovani che stanno dando l'anima per questa azienda, perché sono giovani che stanno subendo ritmi asfissianti, stanno subendo posizione molto forte e nello stesso momento sono giovani che hanno voglia di lavorare. Quindi questa è la situazione che noi abbiamo in Indesit e vorremmo che i servizi, cioè sia la stampa sia tutte le altre situazioni informatiche ci potrebbero capire e far capire le nostre posizioni. Del famoso piano faceva parte una parte di produzione che oggi abbiamo negli stabilimenti di Caserta, che l'azienda con il nuovo piano di riorganizzazione che ci ha presentato vuole portare in Turchia. Quindi questo è un piano che è stato firmato al Ministero con le tre parti, ma che non è stato mai attuato, è stato attuato in parte. Quella parte che è stata attuata l'azienda la vuole riportare via e gli investimenti che avrebbe dovuto fare allora non li ha fatti nei due stabilimenti. Poi oggi l'azienda è venuta e ci ha presentato un nuovo piano. Questo nuovo piano che è inaccettabile in quanto è inaffidabile, nel senso che facendo acqua da tutte le parti, perché se porta via il lavaggio e lo porta in Turchia portando qua solo l'assemblaggio dei piani cottura, significa che noi fra 3 anni ci ritroveremo con lo stesso problema. Nonostante gli esuberi che l'azienda ha dichiarato, ma che sicuramente non saranno 540, sicuramente il numero scenderà, però sta di fatto che se viene attuato il piano così come ci è stato presentato, l'Indesit a Caserta non ha potuto, perché l'azienda prevede la chiusura dello stabilimento di Teverone, che attualmente fa il lavaggio frontale, fa circa 3.000 se non erro lavatrici al giorno, prevede già da gennaio di chiuderlo, e prevede nello stabilimento di Carinaro, che fa frigoriferi e fa lavatrici con carica dall'alto, prevede di portare via le lavatrici carica dall'alto, perché dicono che essendo un prodotto di nicchia non è venduto e preferiscono farselo fare per conto terzi, mettendo poi il marchio Indesit. Arrivato ad un certo punto, se ci porta i piani cottura ma ci toglie questi prodotti che noi facciamo, lo stabilimento di Caserta non avrà futuro e quindi ci troveremo fra 6-7 anni che l'Indesit a Caserta non esisterà più. Questo è il... Secondo lei tutti quelli che stanno decidendo per il suo futuro si passano la mano per la coscienza riguardo anche alle famiglie che una persona deve sostenere, ai problemi che quotidianamente una persona deve affrontare in questo periodo di crisi? Secondo me no, guarda, io una cosa la vorrei dire, speriamo che la mandate in onda. Noi 2 giorni fa siamo stati a Roma, abbiamo fatto
un coordinamento unitario di settore, FIM, FIOM e WILM sul settore degli elettrodomestici, e c'era presente il presidente Spacca, che è il presidente della regione Marche, dove sono stati dichiarati altri esuberi per quanto riguarda l'Indesit. E in quell'occasione il presidente Spacca ha detto che effettivamente l'Indesit non poteva permettersi il lusso di lasciando tante famiglie in mezzo alla strada, dopo che erano stati quei lavoratori sia delle Marche che sia lavoratori campani a far sì che l'azienda diventasse una multinazionale e facesse degli... Però noi purtroppo abbiamo notato che non c'era nessuno della Campania, non c'era Caldoro e non c'era neanche qualcun altro, Martuscelli per esempio, che è l'assessore dell'industria. Si sente la distanza delle istituzioni campane in questa situazione? Allora, si sente tantissimo, perché noi abbiamo avuto in questi giorni, perché abbiamo comunque sempre fatto delle battaglie, abbiamo avuto delle istituzioni presenti, alcuni, e parlo dei sindaci però, alcuni sindaci che si sono messi a disposizione non solo... moralmente il sostegno ce l'hanno dato anche fisicamente ed economicamente, tant'è che ci daranno la possibilità con dei pullman di andare a Fabriano venerdì, ma ci sono stati altri che hanno fatto solo la passerella e diciamo che in effetti le istituzioni in Campania sanno fare solo questo, sanno solo fare la passerella, dire la propria, bisogna trovare una soluzione per lo sviluppo, per l'occupazione, per il lavoro, però alla fine quando poi servono, quando effettivamente devono esserci, non ci sono. Quando si parla di occupazione, quella che vuole concedere il Premier Letta con la Youth Guarantee, c'è qualcosa di vero in tutto questo secondo lei? Guarda, io ti dico una cosa, io questa cosa non la capisco, perché nel momento in cui Letta mi dice che sta creando occupazione per i giovani e per gli over 50 e poi oggi non riesce a tutelare quelle persone che un posto di lavoro ce l'hanno, io non riesco a capire come farà ad inserire questi giovani nell'ambito lavorativo. Cioè, se le aziende continuano a chiudere, come può fare Letta a dire creeremo tantissimi posti di lavoro per i giovani? Le aziende stanno chiudendo, non c'è più nulla. È una domanda che mi pongo. Se oggi non si cerca di tutelare il posto di lavoro a chi ce l'ha, come si fa a creare un posto di lavoro per chi non ce l'ha? E vorrei dire un'altra cosa, e penso di parlare a nome di tutti i lavoratori e secondo me di tutti i cittadini italiani. Allora, noi siamo stanchi, ma veramente siamo stanchi, ogni volta che accendiamo la televisione, di sentire parlare solo ed esclusivamente dei problemi personali di Berlusconi. Allora, oggi ci sono i problemi dei cittadini che devono avere una visibilità sicuramente maggiore della visibilità che ha Berlusconi. Berlusconi ha 75 anni, ha di che vivere, può anche mettersi da parte, e quelli che però fanno le trasmissioni solo su Berlusconi, secondo me sono quelle persone che vanno anche perseguitate, perché loro sanno quali sono i problemi reali, dovrebbero intervistare altri e non dovrebbero fare trasmissioni politiche su Berlusconi, che non servono, scusa un termine, ad un cazzo.